l'esperienza? Molto bene, è stato molto interessante, anche molto divertente. E poi è bello perché non ti rendi conto con cosa puoi fare con tante cose che ti trovi a portata di mano, quindi interessante per questo. E le ragazze sono state molto brave, hanno spiegato con semplicità, quindi è stato bello ascoltarle. E non vedo l'ora di andare a casa per provare a fare qualcosa. Ah, un bellissimo risultato allora. Grazie Monica. Di niente, grazie a voi. Cinzia, Teresa, allora, si è concluso il corso. Com'è andata? Che ne pensate? Bene. È andata molto bene. Qualcosa, diciamo, siamo partiti un po' in ritardo, ma poi è andato tutto liscio. I partecipanti come mi sono sembrati? Stavolta è andata particolarmente bene, perché erano interessati e soprattutto c'erano due uomini. Wow. Non ci abbiamo mai avuto due uomini nei nostri corsi. Per noi. Cosa avete fatto durante il corso? Che cosa vi è piaciuto di più? Quali sono state le esperienze? È stato bello il momento che abbiamo presentato le varie piante che utilizzavamo per la tintura e quando hanno compilato le schede. Sì. E poi soprattutto quello che ci piace è che ti cominciano a fare tante domande e quindi vuol dire che sono particolarmente interessati e che la cosa non morirà lì, nel senso che probabilmente tornando a qualcuno casa qualcuno ci proverà, qualcosa faranno. Infatti hanno chiesto per un golfino, per una sciarpa. Sì, poi le piante che trovano nel territorio hanno cominciato a giusto, abbiamo raccolto anche qualche che si raccoglieva in questo periodo. Infatti siamo riusciti anche un quarto d'ora a fare un giro qui intorno, perché ci sono un po' di piante. Abbiamo trovato la camomilla del tintore, un gaglio abbiamo trovato, non molto, insomma, perché non ci siamo particolarmente allontanati, diciamo, però insomma qui si trova, in questa zona si può trovare molto di più, si può trovare. Anche la camomilla. Sì. Anche strada lungo la strada. In realtà la camomilla l'abbiamo trovata qui fuori, nei giardinetti qui fuori, in una zona dove non era stato ancora tagliato niente, ma qui insomma in zona si trova sicuramente la robbia, l'iperico. Sì. Non so se c'è anche l'elicriso da qualche parte. Probabilmente sì, un pochino, in montagna ce n'è. Un po' di più. Sì. Rispetto ok, a allora la vogliamo ripetere questa esperienza? Che ne dite? Certo. Ok, grazie Teresa, grazie Cinzia. Ciao. Grazie a te, Donatella.